Iscriviti al canale e non dimenticarti di cliccare sulla campanella per ricevere le nostre notifiche ogni volta che esce un nuovo video. Sia lodato Gesù Cristo, benvenuti fratelli e sorelle in questa sesta parte nelle profezie e rivelazioni da parte di nostro Signore Gesù Cristo e della nostra Vergine Madre Maria Santissima a Maria Giulia Jenny, questa mistica che abbiamo portato sul canale questi cinque video per raccontare la sua storia, le profezie, i segni miracolosi insieme allo scapolare e alla medaglia. Oggi andiamo a leggere, come promesso, una parte molto importante dedicata a uno degli eventi più importanti che sono alle nostre porte, che è l'avvertimento universale, l'avvertimento di Garabandal, che è presente nei segreti di Medjugorje e che è presente anche nel terzo segreto di Fatima. Allora, richiamiamo lo Spirito Santo per leggere questo scritto che troviamo nel PDF, che non era comunque presente nell'articolo che abbiamo letto precedentemente con i cinque video, e affinché lo Spirito Santo possa illuminarci su questo evento meraviglioso che farà convertire milioni di anime, io spero anche miliardi, e che possa lo Spirito Santo prepararci a questo evento che è alle nostre porte della nostra generazione e che non è lontano dalla guerra che stiamo vivendo. L'avvertimento. Due testi si completano permettendo di prevederli verso il mese di marzo dei prossimi anni. Il 15 giugno 1882 dice Gesù a Maria Giulia: ci sarà un segno, ci sarà un giorno con poco sole, poche stelle, poca luce nel primo mese dell'anno. Il grano starà ancora crescendo, questo giorno di tenebre e di lampi, da mezzogiorno alle 4 sarà l'inizio dei castighi della mia giustizia. Sarà l'entrata nella spaventosa disgrazia. Questo giorno sarà il primo che io verrò per convertire gli empi e vederne così un grande numero ritornare a me, prima del grande temporale che seguirà immediatamente. Per un giorno intero il tuono non cesserà di brontolare. Il fuoco dei lampi farà molto male. La Bretagna sarà solo in parte preservata. L'occhio sarà velato senza poter vedere il minimo oggetto. L'avvertimento sarà come una rivelazione interiore dei nostri peccati. La Madonna verrà con la legione degli angeli. Ella verrà a risvegliare la coscienza di ciascuno. Questo sarà il confessionale di Maria. Con il suo aiuto, la contrizione e il desiderio della penitenza, noi comprenderemo e l'ora in cui Satana indietreggia. Il calcagno lo schiaccerà. Quando i castighi verranno, i loro figli si innalzeranno nella gloria di Maria e risaliranno a Dio. Gesù dice, il 7 marzo 1882, io farò dimenticare al mio popolo i terribili combattimenti che non finiranno fino a quando avrò inviato un avvertimento bellissimo. Questa rivelazione luminosa farà presentire al mio popolo che è vicino i grandi giorni che non finiranno fin quando la terra sarà rimasta orfana. Questo sarà l'inizio del grande diluvio. Questi due testi si completano, il primo segna l'avvenimento stesso e i suoi effetti. L'avvertimento sarà come una riammissione in stato di grazia di coloro che si convertiranno. Il secondo, collocato quando si sarà sofferto in tutti i modi, si capisce bene che bisogna soffrire per essere capaci di convertirci e di metterci in ginocchio davanti a Dio. Si capisce che l'avvertimento universale si presenta come l'entrata e l'inizio non di avvertimenti, ma come l'inizio dell'azione diretta da Dio. È questo che spiegherà l'ora ritardata di Dio fino a marzo degli anni prossimi, perché marzo, questa fa parte della delicatezza della Santa Vergine,
in riconoscenza per tutta la generazione spirituale di Maria Giulia. Figlia mia, l'avvertimento avrà luogo durante un mese a me molto caro per la Madonna e per noi, è il mese dell'Annunciazione, è il mese di San Giuseppe, il quale più tardi chiederà di farlo onorare alla Praudais. Vale la pena di collocare l'importanza di questa azione diretta di Dio, della sua entrata, del suo intervento, degli avvenimenti dati agli uomini, dichiarati da essi. Si tratta dell'importanza di questo avvenimento di Dio. La Madonna dice: abbiate a cuore di credermi e di non avere paura, abbiate a cuore di pregare per quelli che non pregano, perché dopo ciò il mio manto sarà definitivamente chiuso per tutta la durata delle prove. Nostro Signore giunge ancora a questo riguardo: un grande spettacolo si svolgerà poi nel cielo perché tutti lo vedono. Dopo sarà troppo tardi per chiedermi aiuto, perché io sarò ritornato nel seno della divinità. Io sarò allora nella mia giustizia. Io non posso giudicare. Concludendo, noi sappiamo una cosa riguardo il mese di marzo, che è anche il mese del compleanno che la veggente Miriana di Medjugorje compie. E infatti la Madonna, che mi sembra che sia tra il 18 o il 19 marzo, il compleanno di Miriana, o il 16, non ricordo, comunque a marzo, la Madonna dice a Miriana che ci sarà un grande avvenimento, un grande avvertimento, un grande avvenimento in questo mese, in questa data particolare, quindi nel compleanno di Miriana. Però non poteva dire di più. Quindi sappiamo, oltretutto, che l'avvertimento è un avvenimento che inizierà i piani di Dio, inizierà la giustizia di Dio sul mondo, per purificarla e per prepararla alla seconda venuta di nostro Signore Gesù Cristo. E quindi possiamo anche ipotizzare, immaginare che l'avvertimento avverrà a marzo. E io personalmente spero l'anno prossimo, anche perché in altre apparizioni si evince che l'avvertimento e la Terza Guerra Mondiale sono attaccati. E quindi, se dovesse scoppiare quest'anno la guerra, dobbiamo anche considerare che la data più vicina all'avvertimento è marzo dell'anno prossimo. Ma anche se non fosse così, ci dobbiamo preparare, perché sarà pesante, molto pesante, vedere i propri peccati con gli occhi di Dio, e quindi bisogna prepararsi con una vita di preghiera, di opere, di amore, un cammino serio per essere meno appesantiti quando entreremo in estasi e saremo soli davanti la croce gloriosa di nostro Signore Gesù Cristo. Questo è il video dedicato all'avvertimento, che, se lo sapevo, lo inserivo nel mio libro, anzi, posso inserirlo nel mio libro in qualsiasi momento, e spero di poter, anzi, vi invito a lasciare un commento, un'intenzione di preghiera, e di portarmi nelle vostre preghiere, come anche io porterò voi nelle mie preghiere, e di far conoscere queste apparizioni, questi messaggi. E io in descrizione vi lascio questo PDF, che è il PDF dedicato a tutte le profezie, rivelazioni, la vita di Maria Giulia Jeannet. Sia lodato Gesù Cristo nel cuore immacolato di Maria.